eccoci con il Real Baggio, insomma si riprende da dove avevamo lasciato la scorsa stagione. Finale ancora contro gli Stone Island e ennesima vittoria della Real Baggio. Sì, è il risultato che volevamo tutti, ovviamente ci sono stati un po' di cambi e volevamo questo risultato a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto bene, è andata come volevamo. È stata una gran partita, siete partiti forte voi 2-0, poi vi hanno recuperato loro sul 2-2, 3-2, 4-2, hanno provato a rientrare ma poi avete dato la zampata finale. Eh sì, loro sono belli tosti, sono belli quadrati, giocano molto bene a calcio. Noi siamo venuti fuori un po' al secondo tempo anche con la condizione fisica, secondo me. Devo dire che tra di voi sempre grandi partite, non ci si annoia, sì, perché sì, tra l'altro sì, c'era sì, anche un pubblico folto che continuava a commentare. Anthony Forrest che continuava. Era lì che commentava tutto, gli chiedevano chi è il portiere, dopo 10 minuti ha controllato, ha risposto subito. Non ci credo. Non so se chiedeva in panchina forse per sapere chi era. No, noi non eravamo collegati. Chiedevano la vara anche a un certo punto su un gol annullato per fallo di Manno. Ci stava. Ma l'arbitro ha arbitrato bene. Ci stiamo ancora attrezzando, poi magari. Lui è un buon arbitro. Sì, molto buono. Lui è un buon arbitro. Parla con i giocatori, quindi una delle poche cose buone. Poi ovviamente per ogni fallo non tira fuori dal giallo, quindi va anche bene a 7, diciamo. Poi, ovvio, quando ci sono dei falli eclatanti, è giusto anche dare. Ma l'importante è la scarpata si può dare, l'importante è che sia nell'ambito del gioco. Se no si incattivisce la partita inutilmente. E poi partite belle così è meglio. Esatto, è meglio non rovinarle. Poi aveva detto che non voleva parlare, invece sta parlando solo lui. Sono sempre state delle grandi partite. Noi con gli Stone Island sono sempre state grandi partite. Abbiamo fatto 4 partite contro gli Stone Island, 3 vinte e un pareggio. Sempre con campioni in carica, non ci hanno mai battuto finora. Aspetteremo il campionato. Vedremo come andrà. Ci vediamo al campionato. Grazie ragazzi, complimenti.